Siamo appena usciti dal carcere russo Cotugno con una delegazione di radicali italiani per l'ennesima visita in questa settimana di agosto in un istituto penitenziario di questo paese. Anche in questo carcere, come in altri istituti, abbiamo riscontrato una patente violazione dei diritti umani delle persone recluse. In particolar modo abbiamo visitato la sezione femminile, dove il sovraffollamento è molto importante, dove ci sono disagi psichiatrici molto importanti. Abbiamo parlato col personale che ci ha raccontato di una carenza fortissima di personale, soprattutto di polizia penitenziaria, e poi abbiamo visitato la sezione 12C, dove è partita alcuni giorni fa un tentativo di rivolta. Abbiamo assistito a una situazione veramente drammatica: ci sono celle molto strette, molto sovraffollate, ci sono delle docce piene di muffa con infiltrazioni, c'è una difficoltà a vivere, a condividere spazi, un qualcosa che è totalmente incapace di rieducare, ma al massimo è utile solo per incattivire e per emarginare ulteriormente le persone. Alle persone detenute abbiamo detto che lo strumento della violenza non è quello da usare, ma quelle istanze, le istanze che sollevano, sono ahimè giuste, sono ahimè da portare all'attenzione del decisore politico. Dopo questo istituto presenteremo la quarta denuncia al ministro Nordio, perché crediamo che non porre fine a quella che a tutti gli effetti è una tortura di Stato costituisca un reato.